annunciato tu, Gianluca, noi torniamo in Sardegna. Come sapete, ci sono stati degli incendi terribili che hanno devastato una vasta area dell'Oristanese. C'è per noi Antonella Del Prino. Antonella, si cominciano a quantificare i danni, ovviamente alle culture, all'ecosistema, agli animali. Raccontaci un po' com'è la situazione. L'immagine è impressionante, questo albero completamente carbonizzato è impressionante. Roberta, non è un albero qualsiasi questo qua, si chiama Satankamanna, è un albero millenario, è un albero che è entrato nella leggenda, uno di quelli che sono raccontati da un elenco di alberi più belli d'Italia. Questo è quello che rimane tutto intorno a noi, perché dopo 2000 anni, domenica sera, il fuoco ha fatto questo scempio. È impressionante vedere questo pellegrinaggio di persone che continuano a venire qui e portare dell'acqua per raffreddare comunque quel che resta del tronco, sperando che all'interno di questo, è un olivastro, vale a dire un olivo selvatico, all'interno di questo albero qualche virgulto di vita rimanga. Devo dirvi che questa parte qua sembra sana, perché in realtà appena ci si affaccia poi si vede tutto il disastro di quello che ha compiuto il fuoco. Tra l'altro il fuoco era tutto intorno a noi. Lassù vedete Cuglieri, che è quel paesino là, il più colpito, uno dei 13 più colpiti. Tutta questa zona degli Ogliastra, tutte queste montagne fino al mare sono state bruciate, 20.000 ettari più o meno di terreno. È il più grave incendio che si ricordi in questa zona, e soprattutto al momento, sì, come dicevi, si stanno incominciando a calcolare i danni, che saranno ingentissimi ovviamente. Antonella, tu hai raccolto ovviamente le voci delle persone che di fatto hanno perso moltissimo da questo rogo, tra pochissimo ci aggiornerai anche sulla situazione al momento. Sentiamo però le tue interviste. Siamo tutti rovinati. Tutti, c'è solo da piangere. C'è un arcobaleno di colori che governa la Sardegna che brucia. I grigi della cenere hanno preso il posto dei verdi dei boschi e l'allerta rossa di domenica, arancione di lunedì, oggi è diventata gialla. Sempre che il vento non cambi idea e con una giravolta rinvigorisca i fronti degli incendi che sembrano domati. La Sardegna, colpita al cuore, sta al centro dell'isola che si affaccia sul Mediterraneo. Una bocca di fuoco di oltre 20.000 ettari, spaventosa perfino dallo spazio. Una bocca che ha ingoiato, oltre a boschi, a aziende, a case e a bestiame, storia e memoria, come l'olivastro millenario di Cuglieri. Lo chiamavano Satankamanna, aveva gli anni di Cristo e gli era sopravvissuto. Era sopravvissuto a lui e a tutta la storia del mondo che vi è passata in mezzo, fino a domenica notte. Con i suoi 10 metri di circonferenza era il simbolo e l'orgoglio di un paese che raccoglie olive e tradizione intorno al Museo dell'Olio. Il mio olivetto, che ce l'ho più giù, è stato distrutto completamente, solo che mi dispiace tanto. C'era l'albero millenario. Hanno perso tanto, chi tutto? Tutto, galline, l'orto, è tutto. Tutto in fumo, alberi, tutto. Un disastro. Io campavo da questo piccolo, ho una minima pensione di qui e campavo così. Adesso è tutto distrutto. Hanno e hanno avuto paura. Stavo prendendo fuoco. È solo come un cane. Hanno fatto andare via tutti quanti e sono rimasto solamente io lì. Hanno la certezza dei soccorsi arrivati in ritardo, del tempo perso che avrebbe potuto limitare i danni. Da qui è entrato il fuoco a Cuglieri, da qui. E bastava poco chiudere qui con cammi, perché ogni tanto c'è una strada. Avrebbero chiuso, il fuoco non sarebbe entrato così. Ma soprattutto non hanno voglia di parlare del perché in una manciata di ore il paradiso è diventato un inferno. In una cosa così vasta è normale che ci sia qualche polemica, però la situazione è di calma apparente, nel senso che vi rendete conto che insomma il rischio è continuo.
Sono voci particolarmente toccanti quelle che ha raccolto Antonella, però il perché noi ce lo dobbiamo chiedere, perché questo rogo così immenso, sono stati diversi gli inneschi, come si suppone, e poi di quale natura? Dolosa, dolosa a che fine? Ecco, cosa si dice ovviamente a Cuglieri e non solo? Antonella. A Cuglieri siamo un po' polemici, devo anche dire che insomma, voglio dire, la storia degli incendi e degli incendi dolosi è abbastanza lunga in Sardegna, quindi il sospetto che uno più inneschi qui intorno siano stati fatti, però è anche vero che come tutti gli incendi ci sono due momenti, l'innesco e la diffusione. In questo caso, vista la vastità dell'incendio, è più importante, anche se mediaticamente ovviamente l'innesco è la domanda logica, è più importante la diffusione. Com'è possibile che si sia diffuso questo incendio che è partito dalla montagna là dietro, tra l'altro, e quindi si pensa che non sia stato ben governato? Probabilmente dal 2000 ad oggi, quando la bilancia degli incendi ha incominciato di nuovo a crescere come ettari bruciati in Italia, contemporaneamente è cambiato qualcosa nel clima di cui non è stato tenuto conto. Ecco, naturalmente questo incendio ha fatto tantissimi danni, case, persone, colture, abbiamo visto l'ecosistema, e c'è stata anche una vera e propria strage di animali, animali di tutti i tipi, mucche, pecore, cavalli, ma anche ricci, cerbiatti, e in queste ore uno degli eroi, passatemi questa parola, si chiama Angelo ed è un cane che ha cercato, sfidando le fiamme, di mettere in salvo il gregge di cui si occupava. Vediamo. Gli incendi di questi giorni in Sardegna hanno provocato delle vittime soprattutto fra gli animali, e qui siamo all'interno della clinica veterinaria Due Mari. Ce n'è uno in particolare, un cane che si chiama Angelo, e Angelo è il nome del veterinario che l'ha salvato. Lui è Angelo. È la terapia intensiva degli animali. Esattamente. Ustioni molto profonde, i polpastrelli sono esplosi perché lui è salito su una montagna di sassi, quindi il fuoco gli è passato sopra. E quella... lui è rimasto lì per salvare le pecore? Non lo sappiamo. Pensiamo che lui non sia scappato come tutti gli altri animali perché aveva da fare. Cioè, il suo mestiere. Cane pastore. Sappiate che ci sono stati cani che hanno riportato da soli, senza il pastore, i greggi in paese. Non li hanno portati in ovile, li hanno riportati dove non c'era il fuoco. Quello che fanno gli animali è incredibile. Soffre? No, non soffre perché è attaccato alla pompa di infusione. Come un grande ustionato, come un umano grande ustionato. Sì, lo vedete fuori dall'ossigeno perché respira bene, così come quello piccoletto là che è arrivato, il primo che è arrivato è stato lui, con una polmonite da inalazione molto grave, è arrivato tre giorni fa e si è fatto 3 giorni di ossigeno, ma sta benino. Angelo si chiama così per un veterinario che l'ha salvato, sì, no? Sì, è un collega che è stato chiamato da delle persone che scappavano e hanno visto questo povero cane completamente bruciato, l'hanno chiamato, lui è andato, ha detto io ho fatto il primo soccorso e poi ce l'ha mandato, e l'ho chiamato Angelo per questo. Ma si salverà Angelo? Non lo sappiamo. Antonella, terribile, mamma mia. Antonella, ci dici soltanto qual è la situazione al momento? Ci sono altri roghi? Prima ci parlavi di un piccolo focolaio, peraltro avevate segnalato voi per primi la cosa ai vigili del fuoco. Sì, perché il problema è proprio questo, si teme questo vento di Mistrale che potrebbe riattivare dei focolai che sono stati spenti. Ci sono 7 Canadian Air che sono in volo sopra l'Ogliastra e che insieme con alcuni elicotteri stanno lavorando, appunto, vigili del fuoco, servizio aereo, tutti quanti, per poter spegnere questo incendio. Al momento, sai Gianluca, sembra che tutto sia tranquillo, non c'è molto vento, e anche le persone con cui abbiamo parlato sono serene, però
Ci vuole un attimo che cambi il vento in Sardegna. Grande attenzione, grazie Antonella. Grazie Antonella. Grazie Antonella del